Ma a me non mi pare proprio puzzare, 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 no, non credo. Sentite un po' cosa mi è successo stamani. Me ne esco dalla fogna per fare un giretto. C'avevo un certo quale appetito. Dico, vado al mercato, magari trovo qualche bella verdura marcia, un bel melone fradicio o un bel pezzo di carne frolla di quella che buttan via. Oddio, mica sempre la buttan via. A volte ho visto sul bancone certi resti d'autopsia, certi polli lividi, stecchiti. Beh, insomma, stamani mi sono fermata dalla mia fornitrice preferita, la pescivendolona, quella bella robusta, quadrata, c'ha due polpacci che sembrano colonne di portico e, quatta quatta, striscio sotto al suo bancone. Ah! Che ti vedo? Un mostro, un pesciaccio con l'occhio spalancato. Un alieno sbranato, morsicato con mezza lisca di fuori, puzzolente. Insomma, una meraviglia. E lei, coi piedi che lo pesta, tracchete, schizza via le budella. E lo ripesta, tracchete, via l'occhio. E intanto dice ai clienti, tutta roba freschissima, pescata stanotte. L'evviva, l'evviva! Ma va, stanotte. Li ho visti io i camion dei surgelati la settimana scorsa. Questa roba l'è fresca come te, cara la mia pescivendolona. E intanto sono strisciata proprio sotto la sua sottana e non mi volto in su perché di robe brutte ne ho già viste abbastanza in vita mia. E gnaffete, mi prendo in bocca l'alieno, il pesciaccio marcio. E fo per andarmene quando quella butta l'occhio e... Ah! Capite? Così m'ha chiamata. Ah, per i nomi, c'hanno una delicatezza. La sorca, la tarpa, la pantegana, la pongaccia, la mardona. E come se non bastasse, salta sulla sedia di colpo da schiantarla. E si mette a urlare, ammazzatela, ammazzatela, che schifo, che schifo! Capito? Che schifo a me! Una topona elegante, snella, con un bel pelame color noisette. Avrà la morbidezza del visone, d'accordo, è un po' più, come dire, aburrifè, ma è idrorepellente. Se cadete nel canale col visone, giù, fottuti. Se cadete nel canale con il mio pelo, tornate in su e tracchete una scrollatina e asciutti come prima. Dire a me che schifo! Una topona sana, forte, sportiva. Sì, perché noi là di sotto si è vaccinati contro tutto. Beh, sì, si farà un certo qual odorino di chiuso, ma io faccio schifo, eh? E lei allora, la pescivendolona, 130 kg, la maglietta con sopra fiorello, lacche, tinture, 1 chilo di intonaco in faccia, e sparse per tutto il corpo squame di pesce, sangue e ammoniaca, con quei due polpaccioni da centravanti e due ciabatte luride che tiran su tutto il guazzo da terra. Ciacchete, ciacchete, e poi fuma, fuma, e ciacchete, ciacchete, e fuma, fuma, tossisce, tossisce, ciacchete, ciacchete, puh, puh, scatarra, sputa, splaf, certi sputi che sembrano cotolette, che ci arrivano in testa a noi, capite? Ma
sarai tu a fare schifo. A questo punto tutti i bottegai del mercato si sono messi a fare la commedia. Topo, un topo! Oh, ma che strano! Non se n'erano mai visti da queste parti! Ma va là, che siamo un condominio di 1,5 milioni nella fogna qua sotto! Il macellaio prende subito una scopa, la scopona vendicatrice, per ammazzarmi, capito? E a me mi tocca scappare, rintanarmi sotto i banconi, in mezzo al liquame, loro che frugano con la scopa per massacrarmi. Finalmente sono in salvo. Mi sono un po' rilassata. Sento una signora che dice: per forza arrivano i topi, sono attratti dalla sporcizia. Attratti? Ma che dici? Attratti! Ce la tirate in testa voi, la sporcizia, altro che attratti. Sarebbe come dire che a Hiroshima erano attratti dalla bomba atomica. E il salumiere rincara la dose. Bestiacce maledette, vivono là sotto e si ingrassano. Ieri ne ho vista una lunga così. Confia. Ma che dovete crescere soltanto voi, eh? Ma tra voi mica dite: ieri ho visto la mia amica Carla. Aveva nella carrozzina un bimbaccio lungo così. Anche noi si mangia, si cresce. È la natura. È normale. O che si deve? Rimanere topolini a vita, eh? Avete visto troppo Walt Disney voi. Ah, c'è pure un bambino con la sua boccetta fresca che dice: papà, è vero che i topi attaccano le malattie? Certamente. Voi ce le attaccate a noi e noi ve le ridiamo indietro. Ma quello che mi ha fatto montare una rabbia, ma una rabbia, insomma, una rabbia, è stato uno che ha detto: li vedo sempre nel canale dietro casa mia. Nuotano nella merda. Allora non ci ho visto più. Sono saltata sul bancone come una pantera, proprio in mezzo ai gamberetti. E ho fatto volare due sogliole in faccia alla signora. Ciac, ciac, due schiaffi e ho gridato: oh, oh! Ero così incazzata che non riuscivo a parlare. Poi mi sono ripresa e ho detto: ma il canale di merda, chi l'ha riempito? Eh? Io? No, tu l'hai riempito col tuo culone, caro il mio giovanottone. E tu, bambino, col tuo culino. E lei, signora pesci vendolona, con quella parabolica di chi appona che la si ritrova. Ammazzatela! Ha ripetuto la pesci vendolona. Zitta, sai! L'ho fulminata io. Zitta! T'ho visto che lucidavi i pesci con l'alcol e gli lustravi l'occhio col vetril per farlo apparire più vispo. In quanto a te, caro il mio macellaio, una volta ti abbiamo rubato 20 polpette di macinato. Una strage giù nella fogna. 140 intossicati a morte, compreso il povero nonno, che vomitava e diceva: ragazzi, ma dove le avete prese coteste polpette? All'obitorio? È morto tra gli spasmi, gonfio che pareva un criceto. E lei, signora, con quel suo cane che piscia dappertutto, molla per terra montagne di stronzetti che poi ci si finisce dentro noi col naso. E poi l'ho vista con cosa pulisce la sua formaggera ogni notte, con la Coca-Cola a fiumi.
che quando arriva nelle fogne le fa ribollire, peggio dell'acido muriatico. E tutta quella schiuma di detersivo che buttate giù, eh? Che i nostri piccini starnutiscono. Ecci, ecci. Cos'è, mamma? È neve? Certo, tesoro. È neve. Altro che Walt Disney.